C'è rimasto, era anche lui un rifugiato, Hamid è un rifugiato iraniano, era un rifugiato sudafricano dell'apartheid. Lui lottava contro il regime bianco dell'apartheid e ha dovuto scappare per salvarsi la vita. Siamo a metà degli anni, verso gli anni 80. E poi è arrivato in Italia e per guadagnarsi qualcosa è venuto per via all'interno, è stato fatto fuori. A me ha molto colpito e l'ho portato con me perché una poesia che è stata trovata sulla tomba di Jerry Maslow, che è sepolto, mi sembra che, non so, a Villa Viterbo. Sì. Sentite questa poesia che richiama molto bene il tema di questa sera. Sono qui, nel cimitero di Villa Viterbo, qui. Sepolto sotto una croce senza nome, non vedo altro che un cielo di terra, ma sento ancora il mio nome là sopra. Jerry mi chiamava mia madre, tra gli stracci di una baracca di Soweto, la baraccopoli di Johannesburg, il latrato dei cani poliziotto, le ruspe sulle lamiere del tetto. Jerry mi chiamava mio padre e cadeva la faccia sulla terra, le braccia intorno a quel mio bambino, pallottole dum dum, fruste dei bianchi. Jerry mi chiamava il padrone, la mattina era chiara sopra i campi di pomodoro e la cassetta pesava come un'offesa alle mie speranze. Jerry mi chiamava il mio amico, chino su di me sanguinante, mentre un balordo fuggiva con le mie poche lire di immigrato. Troppo ho usato la testa, troppo ho chiesto di non odiare. Quello che avevo visto nel mio paese, Sudafrica, non volevo vederlo qui nel vostro. Non me l'ha dato un uomo il mio colore. Non me lo toglierete, è una bandiera. Penso che questa poesia, lasciata sulla tomba, non si sa chi l'abbia scritto, di Jerry Maslow di Villa Viterbo, esprima un po' il problema. E abbiamo avuto questa sera il racconto di Hamid, un racconto di un rifugiato politico su cui io poi voglio ritornare, ma quello che mi preoccupa maggiormente, ecco perché vi chiedo, ragazzi, ragazze, aprite gli occhi, guardate che se noi non leggiamo la realtà attorno a noi, non se ne esce fuori dalla follia collettiva in cui ci siamo cacciati.